A Santa Maria del Cedro, località dell'Alto Tirreno Cosentino, le ottime condizioni climatiche, il terreno sabbioso e la manodopera attenta favoriscono la nascita del frutto sacro per la cultura ebraica, il cedro. Dalla forma ovale e dal colore verde smeraldo, l'oro verde di Calabria viene raccolto con tecniche precise e solo durante alcuni periodi dell'anno. La raccolta normalmente avviene dal 15 ottobre al 15 di novembre, dipende anche dalla fioritura. La raccolta segue la regola benedettina, prega e lavora in ginocchio, e quando poi il contadino incontra la spina è anche una forma di espiazione dei peccati. Il Consorzio del Cedro di Calabria ripete da sempre che il cedro non è un frutto come gli altri, è un frutto particolare che è legato alla cultura ebraica. I rabbini da sempre vengono a Santa Maria del Cedro e sulla Riviera dei Cedri perché qui vengono a raccogliere il frutto dell'albero più bello. La scuola ortodossa ebraica ci insegna che il cedro è la pianta da cui Eva ha preso il frutto per tentare Adamo, per cui è un frutto particolare che richiede anche un'attenzione particolare. Noi ripetiamo spesso che la pianta di cedro produce tanto quanto il contadino la guarda, perché è una pianta che deve essere assistita per tutto l'anno. Il cedro rappresenta un grande valore per l'immagine della regione sui mercati internazionali ed è un ottimo veicolo per aprire scenari futuri di sviluppo economico. Il cedro di Santa Maria del Cedro è un marcatore identitario. Per le sue implicazioni di carattere culturali favorirà l'ottenimento dell'obiettivo Diamante Capitale Italiana della Cultura per il 2024.